batte 4-0 l'Olympic Morvegno e accede così alla finalissima di Coppa Lombardia di prima categoria. Il partito 3-1 l'andata, mattatore dell'incontro Lele Pappalardo con la doppietta e assist, segno poi Brittani e Rusconi. Cantù in finale di Coppa Lombardia, 4-0 l'Olympic. Eccoci, la partita appena finita, siamo con Lele Pappalardo, grande protagonista in questo 4-0 con cui il Cantù ha battuto l'Olympic Morvegno, ha conquistato l'accesso alla finalissima di Coppa Lombardia di prima categoria. Lele, sei stato veramente il mattatore dell'incontro, doppietta e assist, volevo un tuo commento a questa prestazione, questa vittoria del Cantù. Ma penso che oggi più che complimenti personali vadano tutti ai miei compagni, perché è un sacco di tempo che le cose non vanno molto bene e oggi penso che sia stato il giusto premio che veramente ci meritiamo tutti. Un grazie va sicuramente a tutti i miei compagni che veramente sono dei ragazzi eccezionali, siamo rimasti in 10 più qualche ragazzo della Juniores, ma non molliamo niente fino alla fine, non molliamo niente. 31 gol in campionato, quanti in Coppa? Allora Roby, sono 32, uno me lo freghi sempre perché 32? Non hanno nulla. E in Coppa sono 6 con oggi. Sì, siamo vicini ai 50, insomma. Sì, siamo vicini ai 40. Esatto, i 40. Sì, no, sono veramente contento. Sono mongoloide, non c'è la finale. Però va bene, va bene così. Peccato che forse non sia stato squalificato per la finale o no. Però oggi ci gustiamo questo. E poi la finale, com'è senza di me. Questi ragazzi sono veramente eccezionali, continuo a ripeterlo. Faranno bene sicuramente che se non ci sono io. Grazie mille. Grazie a te, grazie ancora. Eccoci, siamo con mister Rossini, contento, euforico per una grande vittoria che porta in finale di Coppa il Cantù. La tua analisi, il tuo commento a questa bellissima prestazione? Ma diciamo che è stata una partita inizialmente difficile perché abbiamo avuto pazienza, come avevo chiesto ai ragazzi, di non andare all'arrembaggio perché non era il caso. Siamo stati bravi e fortunati anche in occasione del rigore, che obiettivamente poteva anche sembrare un po' dubbio, però questo fa parte del calcio. Abbiamo fatto gol, l'espulsione loro ha fatto in modo che comunque la partita svoltasse. Certo, noi comunque abbiamo voluto questa finale. Adesso tutte le energie sono sulla finale o diamo un occhio anche al campionato? No, io ho sempre detto che comunque le possibili strade per provare a salire sono due. E quindi, visto che comunque sì, l'obiettivo della finale è stato raggiunto, siamo contenti, ma da domani dobbiamo essere bravi, andare al campo, fare allenamento, pensare al castello. E anche perché la finale comunque non ti garantisce nulla, certo, un vantaggio è un obiettivo raggiunto, è un obiettivo importante, è un obiettivo alla quale in questi mesi abbiamo lavorato, però ripeto, le strade sono due, dobbiamo cercare di ottenere il massimo dall'uno o dall'altro. Diciamo, i pochi mesi che sei sulla panchina, questo forse è il risultato più bello, una dedica. Ma la dedica è solo per i ragazzi, veramente, perché sono dei ragazzi che mi hanno accolto benissimo, mi ascoltano, io cerco di dare il mio contributo, il mio entusiasmo e le cose poi vengono bene, perché comunque sono loro a credersi nel lavoro, a credere nelle loro potenzialità, a credere al fatto che comunque questa squadra è una squadra importante, che ha dei valori non solo sportivi ma dei valori anche come uomini, dei valori umani, ed è giusto questa serata che loro si godano il pass per la finalissima. Ripeto, non è stato ancora fatto nulla, è un obiettivo comunque bello, importante. Adesso andremo a giocarci, sinceramente. Perfetto. Non so neanche contro chi in questo momento la finale e basta, adesso pensiamo alla prossima partita. Grazie e in bocca al lupo per la finalissima. Grazie a te e speriamo che vada tutto bene.